Buongiorno Ninja da Tavola e benvenuti in un nuovo video, ovviamente benvenuti in una nuova challenge. Oggi mi trovo a Pesaro, esattamente in via Cattaneo 26, al ristorante, anzi la pizzeria c'era una volta, sottolineo pizzeria storica, e sono qui col titolare William, il quale mi ha invitato qui per sfidare tutto il suo menù di pizze, composto esattamente da 144 pizze. William, sei fuori di testa? Come caspita voglio mangiare tutte queste pizze? 144 sono tutte, ma io avevo veramente piacere farti provare la nostra pizza Rossini. La pizza Rossini? E che cos'è sta pizza Rossini? Pizza Rossini è la pizza orgoglio pesarese, la classica pizza che tutti i pesaresi mangiano a colazione, pomeriggio, merenda, cena, la notte, la mattina. Ed è una margherita con delle uova sode a fette dopo cottura e della maionese. Per la gioia dei napoletani! E dimmi un po', William, quante pizze Rossini hai nel tuo menù? Ne abbiamo 24 per quest'anno. E quindi ti sfido a mangiarle tutte. Quanto pesano le Rossini più o meno? La Rossini classica pesa circa 600 grammi, fino ad arrivare alla Rossini al quadrato su circa 1,2-1,3 kg di pizza. 1,2-1,3 kg di pizza? Porca miseria, è veramente gigantesca! Ultima domanda, la media di tutto che risultato dà? Circa 20 kg di pizza. 20 kg di pizza? Ma tu sei fuori di testa! Come caspita faccio a mangiarmi 20 kg di pizza? Io so che tu sei molto forte, però ti ho già preparato, fatto arrivare, abbiamo selezionato due ragazzi molto bravi qua nel pesarese, abituati a mangiare la Rossini, che ti aspettano al terreno di battaglia. Vabbè, allora non mi resta che andarmi a sedere su questo terreno da battaglia, andare a conoscere questi due ragazzi e provare a smantellare tutto il tuo menù composto da 24 pizze Rossini. Ed eccomi qua ancora una volta sul mio terreno da battaglia, questa volta fuori casa, pronto per una nuova food challenge, e oggi sarò sostenuto da questi due ragazzacci. Davide, che lo conosco già, è un abbonato al canale con un gran appetito, questo magna da far paura, e il cugino Alessandro, e anche tu se non sbaglio hai un grande appetito, giusto? Ci proviamo, dai. Ragazzi, abbiamo 20 kg di pizze. Vabbè, dai, una passeggiata. Sì, una passeggiata al pronto soccorso. Ma prima di cominciare, come sempre, ci vogliono le soliti prassi, ve le ricordate? Devi darci un ripasso. Allora, la prassi numero 1, che sono le calorie totali e i valori nutrizionali totali di questa food challenge, che però non spoileriamo perché non sappiamo quanto mangeremo, quindi vi lasceremo queste calorie al termine di questa passeggiata di salute. Seconda prassi! Postiamo la nostra challenge su Instagram. Oh, meno male qualcuno, e tu che sei abbonato, porca miseria. Non ho ripassato il copione io. Ninja la tavola ed eccomi pronto per andare ad affrontare una nuova challenge. Questa è solo la prima pizza delle 24 che proverò a smantellare oggi, e lo farò grazie all'aiuto di Davide e di Alessandro. Come sempre ho condiviso anche questa mia challenge in Instagram, quindi Ninja da Tavola, se ancora non mi seguite in questo social network, iniziate a farlo fin da subito. Mi trovate con il nome VG Thomas 1987, come potete leggere qui sopra, e fatelo Ninja, fatelo. Ultima prassi, se non la più importante, è quella di ricordarvi di non applicare le mie pazze challenge a casa, quindi Ninja da Tavola, perché potrebbe essere veramente pericoloso per la vostra salute. Volete aggiungere qualcosa, ragazzi? Solo dei professionisti possono riuscirci, quindi... Vedo che siete professionisti, ma voi avete la maglia! Anch'io voglio la maglia! Al volo, Thomas! Oh, grazie mille! Perfetto, ci siamo! Perché la mia è diversa? Mi sa che l'hai messa al contrario. Porca miseria! E direi che siamo pronti. William, vuoi illustrarmi la prima pizza, per favore? Pizza Rossini classica, margherita, pomodoro e mozzarella, uova sode, maionese fatte in casa da noi, tutte le mattine con la ricetta della nonna. E per vedere quanto tempo ci ruberà questa challenge per essere distrutta, come sempre, ho il mio timer, quindi Ninja la tavola. 3, 2, te, fermate. era preso. E per vedere quanto tempo ci ruberà questa challenge per essere distrutta, come sempre, Thomas, così ogni volta che siete pronti, voi suonate e noi arriviamo con la nuova. Che servizio! Quindi inizia la tavola. 3, 2, 1, tamer partito. Signori miei, spartiamo il pane. Primo morso di questa pizza Rossini challenge. OMG! Amazing! Amazing! Veramente, veramente buona. Amici di Napoli, dovete provare la maionese sulla pizza per parlare. Ma è veramente eccellente, eh? È un'istituzione. Qui a Pesaro, quindi. Questo comunque è la più leggera. Vedrai quello che ci aspetta. Antipasto. Siamo anche in sincro per l'ultimo morso.
Hai difettato, William. Comunque cambio. Eccoci qua. Allora, Thomas, abbiamo pensato di procedere con la rossiccia, la prima evoluzione che è venuta fuori dopo la Rossini. Quindi praticamente sarebbe una Rossini con la salsiccia. Con la salsiccia. Sei del team salsiccia? No, no. Ah, ecco, perché se no cambio immediatamente tavolo. Signori miei, prima di iniziare un brindisi. Che l'abbiamo già fatto. So refreshing. T'ha fregato sto giro? Stavolta sì. Partiamo, ragazzi. Il tempo scorre. Ti stai selezionando quella più piccola, maledetto. E via, ragazzi. Molto buono anche questo con la salsiccia, comunque, eh? Domandona. Voi di solito quando venite qui la sera, quante pizze mangiate a testa? 3-4. Magnus di qua. Intanto di sfondo abbiamo Gilberto, il titolare, il papà di William, che sta facendo le pizze. Saluta Gilberto! Vai, vai! Abbiamo freddo tu, Gino. Lui c'ha il fondo, meno veloce, ma c'ha il fondo. Ci vediamo tra un quarto d'ora. Lui c'ha il fondo, ci frega. Tra un quarto d'ora, sì. Dobbiamo aggiustare sta campana! Servizio! Quello è il tocco. C'è la mano pesante. Qua. Voi mangiate, noi prepariamo. Allora, questa qui incominciamo a salire di livello. Pizza nata durante il periodo del Covid, quindi il suo nome è DPCM, perché è una pizza difficile da digerire come il DPCM. Pomodoro e mozzarella, anelli di cipolla fritti, anelli di peperone fritti, porchetta marchigiana, salame piccante, uovo sodo e maionese. Adesso ci siamo, ragazzi, vabbè. E siamo solo alla terza. Cin cin. Proprio leggera questa. Sì, io la adoro. Mamma mia, sai che c'è la porchetta? Una bomba. C'è anche salamino, mamma mia. Non l'ho mai provata questa, eh? Ci sta. Questa no. Ci hai fatto scoprire una nuova pizza. Sono buoni sti DPCM, eh? Dovrebbero farle più spesso. La combinazione di sapori, tanta roba. Già passati 8 minuti, eh? Ci perdiamo in chiacchiere. Visti professionisti. Maledetto. Stato ci ha fregato lui. Sia chiaro, non siamo in competizione. Siamo uniti per distruggere il cibo. Mi raccomando le croste, eh? Ah, così lo provo io, eh? Ah, forse funziona solo con quelli di Pesaro. Questa sempre una delle ultimissime è una Lambossini. Come tradizione pesarese andiamo sul gratinato e quindi melanzane, zucchine, pan grattato, salsiccia e poi uova sode e maionese. Più o meno quanti grammi di maionese mettete per ogni pizza? Il nostro giro di maio standard sono circa, dipende dalla mano di chi lo mette, ma 70 grammi. Niente male. Lascio a voi il calcolo della maionese di oggi. Ragazzi, prendete, fate un bel screenshot e impostatelo come screensaver del vostro telefono. Hai perso una caloria. Ho perso le anche calorie. Tu, io no. Sono più bravo. Bella esperienza. Ancora più buona questa. Gusto veramente delicato. Questa pesa, eh? Sì, però la si beve. Sarà che io adoro le zucchine. Scusate, riformulo. Adoro la verdura. Porca miseria, pensate male. Salsiccia no, ma zucchine sì, eh? Buon gustaio. Sto giro di fregato, ho preso lo spicchio, quello più piccolo. Quante ne abbiamo mangiate? Adesso è il quarto giro. E sono 24? Ci siamo, dai. Chi è che chiama l'ambulanza? Comunque vada, sarà un successo, o meglio ancora, ci sederemo successo. Con tutta sta maionese. Sai le rane, stasera. Ma se io vi dicessi che ho portato le rane? No, solo una però. Siamo sempre sul locale. Chiami tu, Ale. Proviamo. Quelli di Pesaro c'hanno la mano. Pardon, mi scusate, porca miseria. È stata abbastanza semplice, una passeggiata, no? Allora.
Pardon me. Pardon you. L'unica che non ha la parola Rossini dentro ed è la Gioacchino. Perché Gioacchino Rossini. L'unica Rossini bianca che abbiamo sul menù e c'è la bufala, porchetta marchigiana, erbe di campo, un po' di gratin che ci sta sempre bene, uovo sodo tagliato a nido e giro di maio a spirale. Molto figo comunque la garnish, avete usato la maionese per far sì che fosse il tuorlo d'uovo, quindi molto molto bravi. E direi di cominciare, ragazzi. Vediamo di pareggiare i conti sto giro. Dai, faccio io così. Quinta pizza, ragazzi. Questo è il sapore più tosto. Molto buona anche questa. Pizza bianca ci sta sempre. Cambia un po' la bocca almeno. Cotta questa. Io sono abituato a mangiare freddo, vedete voi. Rossini a parte, devo dire che anche l'impasto è veramente veramente buono, quindi complimenti Gilberto, migliore. Grazie di Pesaro. Crocchi a ogni morso. Mi alleno da una cinquantina d'anni. Stavolta l'ho fregato, eh? No, guarda là. Recupero le calorie. Ora Thomas, questa maionese è molto buona, però in toppa, eh? Tra il nemico più duro. Oggi o domani? Sicuramente anche domani. Eccoci qua, questa è una delle mie preferite, le adoro tutte, ma questa, nome Roccosini. E già il nome lascia no, desiderare. Roccosini deriva da Rocco e Rocco è il piatto che abbiamo dove c'è questo fantastico wurster da mezzo chilo direttamente dalla Germania, quindi non sapevamo come chiamarlo, questo piatto l'abbiamo chiamato Rocco. La pizza quindi ha 250 grammi di wurster, la nostra patata arrosto sempre gratinata che è diventata un must sulla pizza e fuori, uova sode e maionese. Per sgrassare da abbinare col wurster c'ho anche il crauto. Per me ci sta bene. Io voglio farmi male. Ne volete un po'? Per me rimane lì. Piace fingere facile a questi. Oh, ragazzi, via. Questa non si piega, c'è un maiale sopra. C'è la salsiccia di Rocco, grazie. È la patata che si piega di fronte alla vista della salsiccia di Rocco. C'è anche team patate e team wurster insieme. Un'esplosione di amore, insomma. Le patate sono veramente buone. Una passeggiata questa adesso. Cioè, guardate la dimensione di questo wurster, è gigante. Questa secondo me è un chilo da sola. Nel frattempo stiamo pesando ogni singola pizza per farvi vedere appunto fino a dove siamo arrivati. William, quanto pesava questa? Roccosini, solo 950 grammi. Porca miseria, un chilogrammo di pizza. Perché sembrano leggere. No. Ma non lo sono. Non sembrano neanche. Ah, ecco. Forse sembra leggero da casa. Da casa sempre leggero. Si fa sentire Rocco, eh? Si fa sentire sì Rocco. Le patate, tanta roba. Questo mi piace sentire. Sto giro che ho fatto io, grazie ai crauti. Allora vediamo se hai imparato a suonare il campanello. Ora ci provo. Oh, ora funziona. Allora, questa era stata pensata due pizze fa, quindi adesso qui abbiamo una pizza chiamata martedì, perché la mangio sempre il martedì, ed è sfiziosissima e abbastanza leggera, perché è una base marinara, quindi solo pomodoro aglio, poi dopo a fine cottura viene messa rucola e tonno. Trovate la uova alla maio sotto, così si riesce a mangiarla meglio. Quindi tu vuoi semplificarmi la vita usando la rucola, maledetto? Io la odio la rucola! Ce la fai mangiare a noi? Usate le vostre mani, pulitemi il mio spicchio, per favore. Ti lascio lo spicchio più piccolo, giusto? Perché abbiamo fatto pari con i crauti, no? Eh beh, sì. Esatto, vedi? Giusto qualche altra fogliolina perché non si senta. Abbiamo vivisezionato questa pizza. Anche il pollice verde se abbiamo. GG! Il tonno, tanta roba. Comunque anche le mono gusto sono veramente spaziali. Bella leggera questa. Non è la rucola. Hai tolto il carico da 90. Siamo arrivati al settimo round. Non siamo neanche al giro di boa. Porca miseria. Ah, scusate. Servizio!
Questa inizia a avere qualche anno. L'ho inventata 4-5 anni fa in una serata di fantastica fame. E allora siamo partiti da cotto funghi e carciofi, che era capricciosa, olive nere, wuster, un po' di salame piccante. E poi abbiamo rovinato tutto come sempre. Quindi 10 lode su 10 ingredienti. Ecco il perché. Ecco perché 10 lode. Allora, ragazzi, via. È tornato Rocco, eh. In versione mini, no, però. Quello del figlio. Quello del figlio. Da 2 anni. Questa fuma. 10 lode, sì. Ragazzi, uscite la frutta. Ma fai anche la pizza con la frutta? Fai la pizza con l'ananas, per caso, Gilberto. Come no? Facciamo. Per la gioia dei napoletani. Pizza, rossini, ananas e prosciutto. Rossiniamo anche quella. E fai bene. La mangi tu, però. Certo che sì. È una bella esplosione di gusti qui. Sono come 10 schiaffoni in fila. La dovevano chiamare 10 schiaffoni, allora? Forse loro non mangiano 6 pizze prima. Ti correggo, 7. Questa è l'ottava. In teoria. È la maionese che è arrivata al cervello. Quando non ci vedrete più, vorrà dire che la maionese è arrivata in qualche altro posto. Scusate se vi interrompo, ma vedo che state scarpettando la maionese in qua e in là, così. Allora ho detto, nel caso fosse poca, la sacra maio, così, a portata di mano. Io penso la userò, non so voi. Te ce n'hai anche sul naso, quindi. Ma finisce la coca, vado con quella. Ma c'è la coca a proposito? Nel frattempo, William, scusami se mi permetto, dopo lo raccolgo, Mi sa che devi suonare, sennò non arriva niente. Ah, devo suonare! Ormai c'è la mano. Lo metto la Coca-Cola? Sì, Coca-Cola, grazie. Dai, diamo fiato. Siete voi che dovete prendere fiato. Noi stiamo un cannone, no? Se fai un taglio qui esce la maionese. Un'altra veramente sfiziosa. Volevamo fare una pizza con i gamberi e il guanciale. Quindi abbiamo gamberi, guanciale, parmigiano in forno. Poi dopo mancava qualcosa, no? Oltre l'uovo sodo e la maio. Cosa ci mettiamo? Cosa ci mettiamo? Cipolla croccante. Il nome della pizza è Croccosa. Andiamo, signori. Taste test. Che formaggio hai usato? Sempre mozzarella. Sempre mozzarella e parmigiano in forno. Sentivo qualcosa di diverso. Buona. Il parmigiano gli dà una marcia in più. E la cipolla. E la cipolla anche, è vero? È arrivato anche il sapore del gambero. Comunque, ragazzi, almeno a metà dobbiamo arrivare, eh? Era un modo per mandarmi in mona? In italiano? Era un modo per mandarmi a fanculo? No, no, no. Era un modo per mandare giù la maionese? Cominciate a rallentare? C'è aria di competizione? Qui ci danno delle arie. Inizio a darmi delle arie anch'io. Non era una sola la rana. Sei passato l'autogrill, ne hai caricate 2 o 3. Allora, ecco, finalmente è arrivata una delle loro preferite dei ragazzi. E anche un attimo di pausa. Questa è la decima ed è la rossinara. Quindi una rossini su base marinara, pomodoro e aglio. Non arriviamo neanche a 600 grammi, chiedo scusa. Una poca roba. Grazie. Bazzeccole. Questa proprio è la mangia proprio. Una colazione. Voi di solito prendete questo come aperitivo quando venite qua per cenare? Sì, sì. Questo è l'apristomaco. Lo apriamo alla 12ª pizza. Esatto. Guarda che hai lasciato una gallina in mezzo al piatto. Porca miseria. Poi ci sto pensando, non arriviamo neanche a 600 grammi. Sembrano pochi. Inizia a farsi sentire, no, ragazzi? Per me sì. Mi sa che Gibo ci frega. Era perso in partenza. A chi sta? Chiedo scusa, no, chiedo scusa, non abbiamo finito. Colpa sua comunque, me l'ha chiamata. Non l'avevo visto. Tuo cugino, Infierisce. Infierisce sto maledetto, fa sempre così. D'ora in poi ogni campanello sarà suono della morte. Praticamente. Però siamo ad un onesto 10, ragazzi. Questa è la 12ª. William, quanto siamo? Siete la 10ª in prossimità dell'11ª. Guardami, porca miseria.
Proviamo. Vai. Allora, questa siamo medio leggera, monogusto, molto buona, semplice rossini, porchetta marchigiana. Perché la prossima però la schifo. L'importante è fermarsi prima di star male. Sì. Buona. Anche se la porchetta ora, bella salata. Mi sono andato al capolinea. Sai cosa devo pensare, Ale? A un donuts. Se avessi adesso un dolce qui. Molto buona questa pizza con le Nutella, vero? La crema è una cosa fantastica. Panna acida. Regia, possiamo avere una stima del peso mangiato fino ad ora? Stavamo facendo adesso. Lascia la coca. Lascia la coca, Davide, perché le mie mani sono un po' indisposte. In questo momento siamo a 8 kg di pizza. 8 kg di pizza, quindi circa... Quasi 3 kg a testa. E quasi un chilo di maionese. La sentiamo tutta. Ecco, non vi preoccupate che adesso arriva un po' di maio, Io mi sa che mollo. Se qualcuno mi vuole dare una mano... L'importante è fermarsi. Prima che arrivino le rane. Prima che le rane muoiano, soprattutto. Poi dice che non gli voglio bene. Davide, me ne dai un pezzo? No, tutta tua! Scherzo. Hai fregato, eh? Te l'avrei lasciata volentieri comunque. Hai la mani pulita, Ale? Sì. Mi gratto l'orecchio, all'interno. Sì. Se volete raghi vi metto la maio, poi per le prossime aggiungo. Sicuro, Una mano in cuore. Allora vi faccio rifiatare un attimo le mandibole raccontandovi la storia di questa pizza. La pizza spartiacque anche nel mondo della Rossini. Porca miseria, ma cos'è sta roba? PDM sta per pesarese di merda. Che sei tu, maledetto. Ecco, sì, probabilmente da oggi per voi lo sarò io. Praticamente è una pizza che abbiamo fatto per festeggiare la vittoria di un contest su una pagina Facebook che si chiama Ma sta zitto pesarese di merda. Abbiamo vinto la gara e per festeggiare abbiamo fatto questa pizza. Sotto la maionese generosa ci sono le nostre mitiche patate arrosto e del guanciale croccante. Però volevo solo dirti una cosa: hai fatto questa pizza per festeggiare una vittoria su un evento di Facebook, mi sembra aver capito. Sì. E ora l'hai rifatta per festeggiare la sconfitta di questa challenge. No. Assolutamente, io credo in voi. Io credo, risorgerò. Questo mio corpo vedrà il salvatore. Ci proviamo? Vai, io vi lascio fare. Mi spaventa la maionese. Solo? Già qualcosa. Sì. Poca miseria. Questo è proprio un mattone. Raga, aggiungo un po' di maio. Maledetto. Ce l'hai anche nel naso. Falla finita, va là. Ma dai, la maionese la mangi o la sniffi? Se non va giù più nella bocca, prova. Tutti i pesaresi la sniffa anche. Mio Dio, che botto di maionese. Tostissima questa. Hai più maionese che barba, comunque. Ma secondo voi, se chiedo una rossini senza maionese, cosa mi dice Gilberto? Vai a caso. Vuoi guanciale croccante adesso proprio? C'è una botta di sale in bocca, solo il signore sa. Non vi sto invidiando per niente in questo momento. William, ma se rifacciamo la intro diciamo che hai 12 pizze. Potrebbe essere un'idea, con 12 trionfereste la grande, ma io sono convinto comunque che voi almeno un'altra due ce la fa. No! Sparo subito quella conclusiva allora. Sta mangiando mezzo chilo a testa solo questo. C'è chi, ecco, c'è chi con una di queste già normalmente c'è chi finisce dicendo siete matti, quindi per essere la vostra quarta pizza. Ce la tagli? Visto che non mangi. È più bello così. Naturalmente era disinfettata. Ale, grazie del tuo sostegno. Vai, vai. Sono serio che tagliavo la pizza, ce la facevate? È bello anche dire questa cosa. Quando arrivi che sei pieno, perché poi la gente dice vabbè, ma prendi un minuto di pausa, due minuti di pausa. Quando siete pieni? O disgustati anche, eh? Più che altro anche i sapori, dopo un po'. Adesso non disdegnerei qualcosa di dolce. E questo è il motivo perché alle cene le donne dicono sempre c'è spazio per il dolce.
Comunque ragazzi, anche se non le finiamo, è una buona scusa per venire a mangiare qui a Scrocco altre 12 pizze. Perché non le abbiamo mangiate a sto giro, giusto? Quelle che rimangono. Poi mi chiedono sempre, ma tu paghi le cose al ristorante? No, siamo ospiti, gli ospiti non pagano. Giusto. Penso, Gilberto, ci fai pagare? Ma mancherebbe, siete i miei ospiti. Mi aspettavo un tipo, se non finite tutto vi faccio pagare. Io qua adesso lo butto via. Tu hai rovinato anche il bicchiere. È la coca che mi ha fregato, vedi? Eh sì. La tredicesima, bella. Cosa hai fatto? Maledetto. Respirate un attimo perché questa è bella. Non c'è più posto per respirare. Questa in giro non la trovate. Thomas, non stare a pensare male. Per fortuna non la troviamo. Dentro c'è solamente un po' di prosciutto cotto e funghi, pomodoro e mozzarella. Quindi siamo proprio su una pizza leggera. Ma ora la maionese, sembra quasi che non c'è. Non c'è. È vero, non c'è la maionese? Potrebbe essere anche semplice questa. La tagliamo in due. Posso avere l'onore di casa? Prego. Il problema è che adesso scotta anche oltretutto. Adesso mando il segnale a qualche indiano, nella speranza che venga ad aiutarci. Andiamo con i cantoni. Qui sarebbe proprio indicato aprire una di quelle maionesi. Ottima idea. Ci hai pensato? Ci ho pensato a mandare a fanculo questo pesarese di merda. Buona perché non c'è più la maionese. Non che non ami la maionese, è solo che abbiamo cambiato gusto. Per dare un attimo una botta di vita. Così volete un po' di piccante? No, ma ci odio proprio questo. Non ha capito che ci deve aiutare. Va bene così, William. Sto facendo un disastro. Scotta. E il calzone quanto pesava? Non so, quanto pesava il calzone? Secondo me non molto. 7,50. Sì, non molto, eh. Quelle di William. Possiamo avere un po' di fazzoletti, gentilmente? E una bandiera bianca. Era per quello che li volevo. Oh. Ah, oh, questo meglio. Basta, io mollo. Ti dà una partita persa? Ne mancano? 12? No, 11. Allora. Superato la metà. Uniamo le forze, ragazzi. Ale, dai. Uniamo le forze! Perché non si spreca il cibo. Scegliete la vostra parte, quale preferisci? Dal fuori. Dai ragazzi, mi sento troppo silenziosi. Cosa stiamo mangiando? Buttatevi giù, state andando bene. Riempiamo la coca. Se puoi tagliarlo con un po' di brioschi. Non è che avete fame voi là, eh? No. Grande Ale. Comunque delle ottime spalle, eh? Porca miseria. Mangio più di me. È il meglio che Pesaro sa dare questo. Oltre la maionese. Sa di 68 minuti, eh? Mi passi una brocca? No. No. No, 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 si è sbagliato, eh? È suonato, eh? L'abbiamo sentito tutti, eh? Come a regolamento. Però, ragazzi... Aspetta, Thomas, ma di te. Forse tra le 5 più vendute, pizza Tsunami, il nome inganna, perché alla fine di per sé c'è, oltre al pomodoro a mostarello, un po' di salamino piccante e qualche noce in qua e in là di gorgonzola. Proviamoci una fetta a testa. Il campanello l'hai suonato te, ti tocca. Adesso il gorgonzola... Almeno mordiamola. Vai, dai. Dai. Giusto, ragazzi, comunque, bisogna dirlo, avete sfondato il muro dei 10 kg, quindi già complimentoni, siamo a 10 kg e mezzo. Ti conviene chiamare un idraulico, perché ti sfonderemo anche qualcos'altro oltre che il muro dei 10 kg. Abbiamo due qua e due di là dopo. Ah, bom, perché noi siamo in tre. Non vi preoccupate. Perché sinceramente e obiettivamente non siamo pieni. Beh, sì, sì. Beh, siamo a buon punto. Buttiamo via il campanello perché se suona un'altra volta. Io su questo io lo nascondo. Butta via perché. A proposito di dolci, qui a Pesaro fanno i dolci con la maionese? No. Strano? No, no. Cioè, se vuoi mangiarti una Rossini come dessert, sei sempre libero di farlo. Andiamo. Basta. Dai, chiudiamo questo. Basta.
prima volta che gli vado a dire basta, vuol dire che anche i più forti cadono. Mangia tuo cugino, però. Prossimo. Quanta vacca. Ma giovane, quanti anni hai? 30. Facciamo finta. 23? 26. 26. 34. Per chi non lo sapesse. Facciamo un cerchio delle pance. No, ti prego. No. Sono tracce di maio nei polmoni. Da te, Davide, sicuro, con quella che hai sniffato. Hai detto, ma puoi finirla? No. No. Intanto lo spegniamo il forno, Sì, sì. Sì. Spegni, spegni. Neanche mezzo l'abbiamo mangiato di questa. Non credo ci siamo arrivati. Se io finisco questa, sì. Beh. Se prima eravamo a poco meno di 10 kg, contando una fetta e poco più. Hai mangiato il centro. Ma che è la maionese che ti frega? I napoletani non sanno cosa si perdono, però. E io ti metto un'idea. Andiamo a Napoli, ordiamo una margherita, tiriamo fuori questo pugnaletto e li uccidiamo. Mi sa che succederà al contrario. Ovviamente, amici di Napoli, stiamo scherzando, beh, sia chiaro. E soprattutto sappiate che voi non lo sapete, ma qua a Pesaro è pieno di ragazzi e ragazze napoletani che mangiano arrossini, apprezzano arrossini. Quando tornano giù mi hanno detto che non ve lo dico, ma qua la mangiano e gli piace anche tanto. E mezzo? Dobbiamo ancora imparare qualche trucchetto. Anche io. Comunque vada, ottimo risultato. Non è per compiacermi, ma ottimo risultato, ragazzi. Questa era la 14. Dai, ne mancavano solo 10 comunque. Era la strada, era in discesa. Le più leggere. Ah, le più leggere mancavano. È doveroso informare le persone che vi hanno visto cimentarvi in questa impresa che delle 24 rossini che ci sono sul menù non avete mangiato le più leggere. C'era quella con i capperi, quella solo salame, quella col tonno. Tutte monogusto, tutte semplici rossini da 600 grammi. È stato quindi... Rocco che ce l'ha messa nel di dietro. Da Rocco in poi... Nessuno si è più trovato gusto. O nessuna si è più trovato gusto. Detto ciò, l'ingegnere tavola. Dopo aver scartato questa mezza pizza, vi lascio il totale effettivo dei chilogrammi di pizza mangiati oggi, proprio qui sotto, e le calorie totali e i valori nutrizionali totali di questa food challenge, proprio qui sopra, in faccia ad Alessandro, giusto per farvi vedere quanto calorifica è stata questa food challenge. Date una mano a alzarla. Miseria, se pelava. E che dire, William, non mi resta che ringraziarti, grazie mille della tua ospitalità. Grazie a voi ragazzi, è stato un piacere vedervi mettercela tutta. L'aver fallito è un pretesto per tornare qui e mangiare altre 10 pizze a scrocco, come detto, no? Giusto. Ed ovviamente ringrazio anche Davide e Alessandro per avermi supportato e devo dire che signori miei avete fatto veramente una bella figura, anzi avete messo in cattiva luce il sottoscritto. Questo mai, però è sempre stato un piacere. Tornerò di sicuro qui a Pesaro a mangiare con voi, ma prima di farlo mi metterò a dieta dalla maionese per circa 2 mesi. Ninja la tavola, è arrivato il momento di chiudere il video. Noi ovviamente ci vediamo la settimana prossima, appunto con un nuovo video. E nel frattempo, stay fit and stay angry. Vabbè, mi ha ciavaca scena.